Amici di TV Luna, un cordiale e affettuoso saluto, buonasera, bentrovati al consueto appuntamento delle 21 con Addimaro per primi. Primo giorno di allenamento della squadra azzurra, prima conferenza stampa di Spalletti terminata pochi minuti fa e che tanti di voi avete potuto assistere e vedere in diretta grazie alle nostre telecamere. Beh, insomma, ne viene fuori un dibattito sicuramente interessante stasera, perché commenteremo con i nostri ospiti naturalmente le parole di Luciano Spalletti e di Cristiano Giuntoli, che è tornato a parlare dopo poco tempo, ha chiarito tanti aspetti, tanti punti che con i nostri ospiti adesso approfondiremo. Subito i nostri ospiti, alla mia sinistra, alla vostra destra, il collega Carlo Iacono di Sport del Sud. Buonasera Carlo. Buonasera Angelo e buonasera a tutti gli amici da casa. Dalla parte opposta, all'altra destra, il capo della comunicazione, Diego De Carli. Buonasera Diego. Buonasera, un caro saluto alle amiche e agli amici partenopei che ci stanno seguendo. Accanto a me il presidente dell'ente idrico Campano, nonché vice sindaco di Agerola, Luca Mascolo. Buonasera Luca. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. C'è un banchetto vuoto, ma non è stato messo in castigo. Chi sarà qui? È Pino Taormina, che sta finendo di scrivere il proprio resoconto per il quotidiano per cui lavora, ci raggiungerà a brevissimo. Però, e possiamo far partire anche le immagini, si è appena conclusa la conferenza stampa. Carlo, parto da te. Una conferenza stampa molto attesa dai tifosi, che abbiamo trasmesso anche in piazza grazie alle nostre telecamere. In tantissimi erano su queste scale per sentire le parole di Spalletti e di Giuntoli. Che cosa ne viene fuori? Ma credo che ne venga fuori un mix perfetto e saggiamente calibrato di verità, bugie ed omissioni, che sono state saggiamente appunto dette e profuse da Giuntoli e da Spalletti poi. Sì. Eccole qui le immagini che abbiamo trasmesso in diretta. Naturalmente domani approfondiremo con un montaggio un po' più specifico delle dichiarazioni appena terminata la conferenza, quindi abbiamo i resoconti e adesso arriverà anche Pino Taormina, vedremo di capire quali sono le domande. Però Diego, vengo da te, tu in qualità di giornalista anche dell'ANSA, soprattutto capo della comunicazione. Beh, oggi Spalletti e Giuntoli sono sembrati a loro agio nel spiegare questo Napoli che sta nascendo. Sì, e devo dire che probabilmente gioca una carta a nostro favore il fatto di arrivare qui a Di Maro, quindi anche un po' lontano da Napoli, certamente aiuta a trovare un'atmosfera differente, a trovare motivazioni, a lasciare le parole al campo, perché non dimentichiamo che sempre di calcio si parla. Il calcio è bello perché consente a tutti di fare grandi valutazioni verbali, ma poi quello che conta è quello che avviene in campo. E non a caso Spalletti in un paio di passaggi ha proprio parlato del campo, della voglia di essere in campo, della voglia di giocare, di sacrificarsi, di raggiungere gli obiettivi. E gli è stata fatta, se ricordi, anche una domanda sul primo confronto stagionale con l'Hellas Verona, e lui ha detto: ma noi dobbiamo prepararci, non dobbiamo aver paura, non dobbiamo trasmettere un messaggio, come dire, di titubanza, perché fa parte del cammino legato al campionato. È vero che quest'anno è un'annata particolare, perché abbiamo questa pausa molto lunga a ridosso del Natale, del dicembre, e quindi anche chi prepara le tabelle per la preparazione credo trovi un ostacolo nuovo, una cosa che non è mai avvenuta, il fermare il campionato per oltre un mese e poi riprendere. Ed è chiaro altrettanto, e indirettamente l'ha detto anche Spalletti, che le squadre di vertice non possono permettersi di avere momenti di pausa, quindi devono riuscire a dare il top nella prima parte del campionato e poi nella ripresa del campionato. E questo dal punto di vista della preparazione fisica non è una cosa scontata, è una cosa insolita, diciamo pure che è anche una cosa difficile. Bisogna proprio calibrare al centesimo le forze e il lavoro che ti porta ad avere le forze. Ecco, Luca, hai assistito anche tu alla conferenza stampa, ti aspettavi qualcosa di diverso? Ma penso che era difficile
avere una conferenza stampa diversa, lo era perché è un lavoro work in progress, un lavoro che si sta facendo giorno per giorno. La squadra la stanno riallestendo, si è capito perfettamente dalle parole sia del direttore Giuntoli che da mister Spalletti. È una squadra che ha una sua fisionomia, ha perso dei pezzi pregiati, stanno provando ad inserire nuovi giocatori all'interno del ragionamento. Ovviamente le omissioni, le bugie e le mezze verità fanno parte del gioco in questo momento della stagione, perché il mercato è aperto, lo sarà fino a fine mese, e poi ci sta questo imprevisto che non si è mai verificato di una sosta così lunga durante un campionato, che è tutto da vedere, è tutto da capire, è tutto da sperimentare, lo scopriremo solo vivendo. Ecco, adesso approfondiremo un po' sulle notizie che ci ha dato anche Giuntoli, ha parlato di alcuni calciatori, lo faremo fra qualche istante, però c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, prego. Senti, io sono un tifoso del Napoli, volevo sapere insomma queste campagne acquisti, che non è che tanto per la quale. Ha sentito la conferenza stampa? Sì, ho sentito tutto, però pure che Mertens, il fatto che Mertens, io secondo me Spalletti non va bene. Non va bene. Vabbè, ti rispondiamo, grazie del tuo intervento. Grazie. Allora, Spalletti non va bene. Cominciamo bene, insomma. Allora, padre figlio. Ok, grazie colleghi, grazie. Quando dico grazie, sapete già. Carlo, Spalletti non va bene. Spalletti non va bene è un'opinione personale incontestabile del tifoso, non possiamo metterci in bocca. Noi addetti ai lavori abbiamo assistito a quello che è stato il lavoro di Spalletti l'anno scorso e anche il lavoro che sta facendo, che ha iniziato oggi qui, e credo che la squadra in questo suo anno sia cresciuto tanto sia dal punto di vista atletico che tecnico. Naturalmente ci sono ancora delle lacune tattiche, secondo me, che deve colmare Spalletti, perché l'anno scorso io ho visto una squadra che probabilmente ha espresso il suo gioco migliore quando è mancato Osimhen, soprattutto dal punto di vista associativo, quindi era molto più corale quando mancava Osimhen. Quando invece il nigeriano è stato in campo, abbiamo assistito spesso a una squadra che tendeva ad appoggiarsi lunga su Osimhen, e quindi da questo punto di vista bisogna migliorare. Ma Spalletti ha detto che lo stesso Osimhen deve diventare più dinamico e deve soprattutto capire di poter imparare movimenti diversi. Questo darà modo di ritornare a giocare quel calcio con Osimhen, che diventa la ciliegina sulla torta. Ecco, qualcuno prima ha ascoltato Giuntoli è rimasto forse un po' basito di quello che ha detto, perché a un certo punto ha parlato di Alufeo, no? Allora noi adesso siamo esseri mortali, leggiamo i giornali. Allora, un giorno parlo il procuratore, tutto a posto, con tutto l'accordo con il club, con la società, no, col giocatore devo raggiungere l'accordo con qualcuno. Un'altra volta Pozzo dice sì, il giocatore è sul mercato. Poi il giocatore dice sono contento di venire a Napoli. Arriva Giuntoli e ci dice niente. Sul Delufeo nulla. Allora, credo sia una strategia questa, che non posso pensare che dopo aver letto giorni e giorni di Delufeo, che Delufeo non sappia niente del Napoli, dell'interesse del Napoli. Cioè, resto veramente basito. Sì, questa finisce nel cassetto delle bugie di Giuntoli, perché la trattativa con Delufeo è iniziata, non dico un mese fa, ma due settimane fa sicuramente, con il Napoli che ha chiesto la valutazione all'Udinese, si parlava di 20 milioni, no? Perché Pozzo è bottega cara, le due squadre hanno trattato tantissimo, il Napoli partiva da una base di 12 milioni, ci si è avvicinati a un valore di 15, e in queste ore si è saputo anche che l'Udinese ha strizzato l'occhio a Gaetano. Piacerebbe questa contropartita tecnica ai friulani, però non so se il Napoli se ne vuole privare. Fatto sta che anche Delufeu ha detto a Napoli di muoversi, perché lui a Napoli ci vuole venire, vuole giocare la Champions League, ama la piazza, ma il Napoli sta aspettando perché vuole chiudere qualche uscita, ad esempio Politano. Ecco, a proposito di Politano, Diego, lui ha parlato e ha forse fatto anche un piccolo richiamino a Politano, perché
ha detto io l'ho utilizzato quando andava utilizzato, adesso non capisco perché voi volete cambiare aria, Molità. Secondo te perché? Questa è una bella domanda, in realtà bisognerebbe chiederlo a Politano e a Spalletti. Io direi, riprendendo il tema di prima, innanzitutto che a differenza degli altri anni la campagna acquisti è molto lunga perché si arriverà a settembre, e chi segue il ciclismo sa che le volate, una gara in volata si vince negli ultimi 250 metri, o tu hai la forza di andare in fuga con largo anticipo, quindi hai tradotto la forza finanziaria di chiudere contratti importanti con largo anticipo per bruciare sul tempo i tuoi rivali, oppure devi stare coperto e negli ultimi 250 metri, quindi gli ultimi giorni, porti a casa il colpo. Mi pare che la storia ci insegni questo anche per quanto riguarda il Napoli. Ecco, intanto stiamo vedendo le immagini dell'allenamento di questo pomeriggio, le nostre telecamere lo hanno trasmesso in diretta, un allenamento in cui, Carlo, ci sono stati i primi gol, pensate amici sportivi, i primi gol del Napoli. Beh, innanzitutto ci ha sorpreso il primo gol, il nome del primo gol, perché noi sugli spalti, mentre guardavamo in sala stampa la partitella, immaginavamo tanti nomi altisonanti, mentre la prima marcatura è stata di Raffaele Costanzo, che è un 2002 della primavera, un difensore centrale. Dopodiché in grande spolvero è sembrato Lozano, perché ha segnato una doppietta, ha segnato anche Petagna sul rigore e Fabian Ruiz. Naturalmente queste sono sgambate da primo giorno d'allenamento e hanno una importanza relativa. Ecco, queste sono immagini naturalmente di Torelli, mi farebbe piacere vedere un po' di partitina, che è un po' più avanti, naturalmente lo dico ai nostri amici tecnici. Tu hai visto anche tu l'allenamento? Stamattina hai visto l'allenamento? Sì, ho visto la determinazione, la voglia dei giocatori, anche il sorriso sulle labbra, che secondo me non guasta, il clima amichevole, familiare, conviviale che era in campo, e penso che sia un indice positivo per il primo giorno di ritiro, il primo allenamento. È sicuramente importante costruire gruppo, consolidare il gruppo, perché come abbiamo detto tante volte durante la stagione scorsa, forse quello che è mancato al Napoli l'anno scorso è stato proprio questo spirito di gruppo nei momenti fondamentali. Sì, naturalmente i gol del Napoli, mi piace sottolineare anche Lozano, si parla poco di questo ragazzo, Lozano. Oggi si è messo in mostra, due gol, ma soprattutto l'ho visto in una buona discreta condizione fisica. Sì, guarda, l'auspicio credo del Napoli tutto è che Lozano possa intraprendere, riprendere quanto fatto con Gattuso, perché se tu ricordi nell'ultima annata di Gattuso a Napoli il messicano era uno dei migliori della squadra, anzi era il pezzo pregiato, no, del roster di De Laurentiis. Dopodiché ha subito quel brutto infortunio in nazionale alla spalla col Messico prima della scorsa stagione, questo ha condizionato la sua forma fisica, tant'è che poi durante la stagione ha avvertito anche vari problemi muscolari e non gli ha mai permesso di essere in condizione. Quindi penso che il Lozano che abbiamo visto l'anno scorso non è il Lozano vero, ma il Lozano vero può essere quello invece che abbiamo visto con Gattuso, e a quel punto con Osimhen troviamo un'associazione quasi perfetta. E ha detto così Spalletti, voglio un Napoli che mette palloni in mezzo, che crossa, quindi sta pensando anche a un disegno forse tattico un attimino da rivedere, Diego. Sì, al di là del valore tattico, tema sul quale ovviamente lascio parlare a voi, però vi segnalo una cosa, che mentre c'era la conferenza stampa di Spalletti, Lozano è uscito a fare gli autografi. È stato accolto con molto calore, con molto incitamento dai tifosi, parecchi, l'ora era già tarda, che erano presenti per la sessione degli autografi. Quindi credo che il ragionamento fatto da Carlo trovi sponda anche nei tifosi, perché i tifosi hanno proprio incitato e chiesto a Lozano di intervenire. Alcuni, facendo una battuta, gli hanno detto guarda, ti ho messo dentro nel fantacalcio, mi raccomando, quest'anno almeno 20 gol ci vogliono. Quindi c'è un'aspettativa, però questo è significativo, perché nel momento in cui ci sono tante discussioni nella tifoseria, il fatto che i tifosi qua chiedano ai giocatori anche questa mattina, anche agli autografi questa mattina, l'impegno dei giocatori, credo sia una bella cosa, un bel segnale guardando avanti. Bene, allora noi ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, 3 minuti, torniamo su, abbiamo delle cose molto carine da vedere, abbiamo chiesto ai tifosi qual è il calciatore dei vostri.
nostri soldi, magari lo diamo pure a voi. Bene, rieccoci nuovamente collegati con la piazza Madonna della Pace di Di Maro. Stiamo parlando della conferenza stampa ancora di Spalletti. Carlo, c'è qualche altra cosa che ti ha colpito? A me ce n'è un'altra, però la dico dopo, prego. La prima è sulla prima domanda, perché lui ha parlato di Kvaratskhelia e quando lo ha fatto ha detto è come ci aspettavamo, e penso era anche un invito ai tifosi a credere nelle qualità di Kvaratskhelia per quello che hanno visto nei video, perché se Kvaratskhelia è quello che abbiamo visto nei video, allora dobbiamo essere ben felici che sia arrivato in maglia azzurra. E poi l'altra che mi ha colpito, lo sai, a me piace molto parlare di giovani, mi piace molto quando dei ragazzi riescono ad arrivare in prima squadra, le parole spese su Zerbin, perché sono state parole forse più profonde tatticamente e tecnicamente rispetto a quelle spese per Gaetano e Ambrosino. Lui ha detto noi abbiamo anche Zerbin a sinistra, Zerbin può giocare anche a destra, ha parlato proprio di giocare in campo, di vederlo nella prossima stagione, quindi credo che le possibilità che resti a Napoli siano alte. Ecco, noi abbiamo anche parlato di Ambrosino, una mia domanda proprio su Ambrosino che è un gioiellino, parliamoci chiaro, la nazionale se ne sta godendo, l'Under 19 è un giocatore che ha forza, sostanza, ha detto fa salire la squadra, insomma ne ha parlato bene. Adesso non so se il Napoli lo manderà a giocare oppure lo terrà. Ambrosino credo che vada a giocare sicuramente, perché tra i tre, e penso a Gaetano, Ambrosino e Zerbin, è quello che come struttura fisica è più indietro, quindi sì. deve lavorare su questo. Abbiamo visto come Zerbin al Frosinone quest'anno si è fatto l'ossa, è diventato un giocatore diverso, questo percorso può giocare pure ad Ambrosino. Allora Diego, Luca, abbiamo chiesto ai tifosi del Napoli al campo, cari amici anche spettatori che siete qui, potete farvi ancora un po' più qui tutti quanti, così venite anche inquadrati, abbiamo chiesto qual è il giocatore dei vostri sogni e ci hanno risposto in tanti, no? Diego, ma questi sogni sono a colori o sono in altre tinte? Guardate. Il primo allenamento del Napoli al campo di Carciato è appena terminato, abbiamo visto i calciatori uscire dal campo, grandi applausi per il nuovo acquisto Kvaratskhelia. Adesso cerchiamo di capire dai tifosi che stanno abbandonando il campo qual è proprio il giocatore che hanno seguito, hanno visto, che più scalda i loro cuori e che può essere determinante in questa stagione. Quale calciatore pensi di questa rosa, quindi non che arriverà dal mercato? Ma allora sicuramente Lozano, che comunque conosce già l'ambiente, conosce il campionato italiano e quindi sicuramente potrà darci grandissime soddisfazioni, anche in virtù del fatto che comunque Insigne è andato via, quindi si caricherà la squadra sulle spalle. Secondo me Quizza potrebbe sorprendere quest'anno. Sì, qui c'è un nuovo acquisto, secondo me farà molto bene. Anche secondo me, però magari qualche altro giocatore c'è che potrebbe far bene. Forse Osimhen quest'anno potrebbe proprio esplodere. Ma ho visto già in palla Mario Rui, Zerbin, Gaetano può fare bene. Certo dovranno arrivare pezzi più importanti, perché insomma così non andremo molto lontano, ma ho fiducia nella società e credo che arriveranno anche calciatori che possono fare al nostro caso. Forse il nuovo acquisto Kvaratskhelia, se no di quelli che ho visto oggi Lozano forse, però diciamo che dalla maglia io punto su di lui. Zerbin, io vedrei bene Zerbin, giovane e bravissimo. Penso Zelischi. Osimhen. È una domanda complicata questa, io la vedo male questa. Male. Penso che sicuramente i due nuovi, Kvaratskhelia e Oliveira, già hanno dimostrato la presenza in campo, diciamo come se fossero già da 3-4 anni a Napoli. E bisogna prendere qualche colpo di mercato, sai, come si faceva una volta Ferlaino, il colpo che noi infiammava un po' la platea. Al momento siamo in stand-by con questa situazione, però i due calciatori nuovi a me mi soddisfano.
Vabbè, come avete capito, era filmato su un'altra domanda che abbiamo preparato, no Carlo? Era quale giocatore sarà decisivo quest'anno? Sì, quale giocatore di questa rosa può essere decisivo durante la stagione? Ho visto che hai intervistato anche Don Franco. Don Franco è un idolo di TikTok, ha definito il presidente il Barbagianni, mi piace come lo dice, lo saluto. Non lo conosco personalmente, ma spero di incontrarlo, mi è simpatico. Insomma, la gente giù al campo, tranquillo, solito tran tran, si vedono tante maglie, no? Dico. È una grande partenza col botto. Qualche amico collega ieri era un po' scettico. In effetti è difficile pensare che dei tifosi arrivino il venerdì, perché significa bruciare un giorno di ferie. Se io devo scegliere il giorno di ferie, scelgo lunedì e così allungo e porto a casa un risultato. Però anche detto, domani mattina al campo ci saranno. E infatti siamo arrivati, il campo era pieno. Perché? Perché tanti sono arrivati stamattina. Alle 9 c'erano poche persone che scendevano, poi mano a mano. Ma quelli di napoletano si svegliano un poco tardi. No, ma lo è un po' che tra qui si prende il caffè, ecco, non poi deve guardarsi intorno, se c'è il giornale lo leggiamo, il bar, e poi dopo si scende. Se arrivi la mattina presto, arrivi in tarda serata, ovviamente la mattina un attimo. No, ma questa è proprio un'abitudine napoletana, dico. Al di là. Perché per esempio. Però ieri sera non abbiamo visto. I tedeschi alle 6:30 già stanno in agguato, no? 6:30, 7 già sono svegli. Il napoletano alle 7 sta nel secondo sogno, tranquillo. Vabbè. E a proposito però di una tua battaglia, voglio farti i complimenti perché è stata una tua battaglia. Si è ritornati agli autografi. Adesso, certo, gli autografi da lunedì arrivano i grandi campioni e ci auguriamo che il Napoli possa far avvicinare questi giocatori ai tanti tifosi. Però è stata una battaglia tua questa. Beh, è stata una battaglia del Trentino e della Val di Sole, poi è chiaro che qualcuno, come dire, è il primo della fila, però devo dire che Maurizio Rossini, l'assessore Failoni, il direttore della PT Sacco, il sindaco Lavazzaroni hanno sempre valutato il valore degli autografi per un semplice motivo, perché qui troviamo due mondi che non sono sempre connessi tra di loro. I partenopei, cioè chi viene da Napoli, che magari in qualche maniera ha anche occasione in città di incontrare i giocatori, ma anche poco. Chi... Poco, però l'occasione magari c'è, comunque li vedi a San Paolo. Sì. E chi invece magari vive anche qua attorno, a distanza di un'ora di macchina o da altre nazioni, che magari a San Paolo non ci sono mai stati e comunque i giocatori non li conoscono. Quindi l'autografo è un'occasione importante di creare un legame particolare per chi non può essere a Napoli, ma anche per chi è a Napoli che compra l'oggettistica del Napoli e se la fa firmare subito. Cioè il tifoso è tifoso, non è catalogabile in un'altra maniera, è tifoso. E noi con questo applauso vogliamo sottolineare come c'è stata questa apertura da parte del club a tornare agli autografi. E per farvi vedere l'entusiasmo si è stato realizzato un servizio proprio sulla questione autografi. Poi torno da Luca per sapere se c'ha qualche autografo pure lui, ma lui c'ha le maglie. Andiamo a vedere il servizio relativo agli autografi. Arriva. Non arriva? La mascherina per favore, signori. Ieri sera parlavamo di mancato afflusso, no? Quando è arrivato il Napoli, però effettivamente, come ha detto Diego, questa mattina siamo scesi giù a Carciato ed era cambiato tutto. C'erano tantissimi tifosi. Chi sono i giocatori qui che stanno filmando autografi, Diego? Stamattina Ian Jesus e Zeta. Che non riesco mai a pronunciarlo, quindi grazie Carlo. Ecco, vediamo la Security che ha preteso che tutti coloro che si avvicinano ai calciatori avessero la mascherina. E io vorrei fare un complimento ai tifosi napoletani. Perché, comprendendo la situazione particolare, tutti
avevano la mascherina. Abbiamo sentito lo steward che dicevo, signori, la mascherina, ma in realtà perché non era sul naso era un po' abbassata. Però il fatto della responsabilità dei tifosi ha fatto sì che si possa tornare al passato in un momento in cui a livello nazionale non siamo proprio del tutto tranquilli. Quindi qua mascherina non le vedo, quindi vuol dire ce la vedo, non ce la vedo, chissà. Siamo all'aperto, siamo distanziati. Siamo all'aperto, perché l'avevamo chiuso. Sì, no, ma il giocatore, dobbiamo tutelare il giocatore. Ecco, va bene. Allora, se facciamo un bel campo largo, possiamo dire che qui siamo all'aperto, distanziati perfettamente. E auguriamoci che finisce sta storia, che già facciamo proprio più di questo Covid. Ma fate un vaccino quinto, sesto, chiamatelo come volete, come Siani, no? Che quando dice Omicron 5, io ci ho detto, ma Delta è superato, dice Omicron 5, parlando di cellulari, no? Manco fossero i cellulari, questi nomi di... Vabbè, torniamo a noi. Vi ricordo, per andare in diretta con noi, 393 14 14 14 3, questo è il numero in sovrimpressione. Però ci abbiamo una telefonata, andiamo in diretta. Pronto? 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 Sì, buonasera. Sono Peppe Brillante, da Napoli chiamo. Ciao Peppe. Sto seguendo. Buonasera Peppe. Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Volevo fare una domanda a Carlo Iacono, che seguo da anni oramai. Bene. Anche se a volte mi contrasto con Luigi Soglio, perché lui ha un approccio un po' filosofico e un po' più numerico. La domanda era per Lozano, però già ne avete parlato, Carlo è un estimatore di Lozano, io un po' meno. Quindi la sostituisco questa domanda, le faccio due domande. La prima filosofica, come è possibile affidarsi quest'anno ad un portiere che viene da 2 anni di panchina e che nell'ultima partita ha fatto quel disastro contro l'Empoli? Quindi come fa la squadra a fidarsi di lui? E invece la domanda numerica, vale la pena spendere 6 milioni l'anno per 5 anni per un difensore che ne ha 31 e che comunque ogni anno almeno 2-3 cappellate le commette? Mi riferisco a Koulibaly naturalmente. Va bene, ti facciamo rispondere. Grazie, Carlo. Ciao a tutti. Ciao Peppe. Per quanto riguarda Meret, io sono d'accordo con Peppe. Credo che nonostante i più grandi portieri, no, del passato italiano ne abbiano sempre parlato bene per la sua pulizia tecnica, per la sua preparazione, a Napoli non abbia dimostrato il suo reale valore, non sia cresciuto per un motivo o per un altro, perché magari ha giocato poco, perché magari non è riuscito ad ambientarsi al massimo nei contesti tattici, no? Penso a allenatori che volevano da lui un certo gioco, ad esempio Spalletti ha parlato del gioco con i piedi. Come fa una squadra a fidarsi di lui quando lo stesso Spalletti non lo faceva fino a un anno fa, perché gli preferiva sempre Ospina? E questa è una domanda che resterà inevasa, come diceva il buon Luciano De Crescenzo, no? Non so come farà la squadra a fidarsi di lui, non so il portiere che arriverà come secondo se potrà addirittura scalzarlo. Per quanto riguarda Koulibaly è molto semplice, offrire questi soldi a Koulibaly vale se dal mercato non arriva un sostituto d'altezza, non vale se posso prendere un ragazzo che mi può assicurare poi 10 anni all'altezza di Koulibaly. Ecco, su Meret ha parlato proprio Spalletti, no? Io penso che durante la conferenza stampa si sia capito lampantemente quello che voi dicevate, perché la stessa società, sia Spalletti che il direttore, hanno puntualizzato che non esiste un primo e un secondo portiere, il portiere che arriverà sarà un pari grado. Ma io mi permetto di fare un altro ragionamento su Meret. Meret è un ottimo portiere che sa giocare benissimo nei pali, ha bisogno di recuperare fiducia, non ha giocato per una scelta tecnico-tattica legata all'esigenza di Spalletti di far partire l'azione dai piedi del portiere, e noi abbiamo visto tante volte come Ospina è stato capace di innescare azioni anche con lanci profondissimi. Tutto questo non è nelle corde di Meret, però se il giocatore riesce a recuperare fiducia nei propri mezzi, continuità nel proprio gioco, io sono sicuro che Meret possa, ecco, difendere al meglio del Napoli. C'è anche un passaggio, no? E voi avete sentito la conferenza, amici, anzi pregherei la regia di fare un po' di primi piani qui ai nostri amici alle spalle, perché
Scusa, però anche su Koulibaly, il ragionamento che fa il... No, poi ci arriviamo a Koulibaly, aspetta un attimo. Ecco. Parliamo prima di Meret, perché Spalletti ha detto: quando mai io ho mai detto che Meret non sa giocare con i piedi? Adducendo questa frase ai giornalisti che l'hanno riportata. C'è bisogno che lui... Ma a parte i giornalisti... È evidente. Ma scusate, a parte i giornalisti che non possono aver sbagliato... Lo dica. Però Meret, rispetto a Ospina, è meno forte con i piedi. Dice, sta facendo gli allenamenti specifici. Vabbè, ma qualcuno avrà parlato di quello che è stato fino ad oggi. Meret, forse è un portiere che tra i pali è sicuramente bravo, meno nelle uscite, ma con i piedi secondo me Ospina è più forte. È più forte, io sono d'accordo con te. E poi hai detto una cosa tu che va cerchiata. Tu hai detto meno bravo nelle uscite. E io vedo che questa sicurezza che dava Ospina al reparto, Meret non l'ha mai data. Ecco, per esempio, dico un esempio. Ci sono dei calci d'angolo, no? Al 90esimo. Se sai che c'è Ospina che è un kamikaze. Il pallone te lo devi andare a prendere, come dice il Barbagianni lì. Te lo devi andare a prendere perché... togli la palla agli avversari. Ecco, queste sono poi cose su cui bisogna lavorare, la mentalità. Andremo in campi difficili dove si vincerà o si giocherà per l'1-0. Non dimentichiamoci le goleate. Oggi anche le piccole squadre, penso al Verona che è una piccola squadra, penso all'Empoli, sono squadre che hanno dato fastidio al Napoli sui calci piazzati. Non so adesso quanti gol su calci da fermo ha preso il Napoli. Non lo so, però, precisamente. Però mi sa però, che è un dato. So che io ho osservato tutte le partite di Ospina e penso che nel 95% delle volte l'ho visto a terra per un colpo alla testa. Questo cosa vuol dire? Che Ospina era davvero un kamikaze. Su ogni palla alta, su ogni palla sporca, lui c'era sempre. E poi c'è stato un ottimo passaggio, e chiudiamola qui, Diego, sulla questione sempre di Meret, che lui ha detto non ci sono secondi. Ma voglio un portiere all'altezza. Sirico gli hanno detto, lui ha detto insomma sì, no, ma allora un portiere all'altezza. Ma cioè non poteva essere Ospina questo portiere all'altezza. No, è chiaro che un allenatore fa il tecnico, ma in certi momenti fa anche lo psicologo. Come puoi pensare di far arrivare un giocatore e già gli dici una cosa? Quantomeno lo accogli, lo fai allenare, lo fai giocare e dopo un po' è il campo che decide. Esattamente quello che avete detto voi. Ma non può un allenatore ancora prima di iniziare cominciare a dare gol. Però io portiere, che papà, so che vengo come secondo, come approccio? Ma difatti loro hanno detto che il portiere che arriverà non sarà considerato secondo, sarà considerato un parigradio. Luca deve essere un parigradio, perché tutte le grandi squadre hanno due portieri e si è capito che oggi, poiché i portieri giocano con i piedi, sono soggetti più a infortuni. Mi chiedo a questo punto perché firma Meret? Perché Meret prima di firmare aveva detto attraverso il suo procuratore: io firmo soltanto sulla certezza del posto da titolare. Ci vengono a raccontare altre cose. Però questo pure è sbagliato, però, perdona. Analizziamo bene, un portiere non può dire firmo se gioco. Ma mica tu sei il portiere del Real Madrid. Ma sono d'accordo. O del Bayern. Comunque, vabbè. E hanno dato una risposta anche sul perché Ospina è andato via. Una risposta sul perché Ospina è andato via? Si è capito lampantemente che Ospina era andato negli Emirati Arabi per soldi. Certo, a un certo punto i soldi fanno la differenza. A proposito di soldi, e qui torniamo a Koulibaly. Lunedì arriva il presidente, martedì si incontrerà qui a Di Maro con Koulibaly, one to one, faccia a faccia. Che succede, Carlo? Che succede? Succede che De Laurentiis ribadirà la volontà del Napoli di prolungare il contratto a Koulibaly alle cifre che abbiamo sentito da Giuntoli, quindi 6 milioni per i prossimi 5 anni con un futuro da dirigente, ma succederà anche che Koulibaly non è detto accetterà la proposta, anzi potrebbe lui a sua volta ribadire la sua volontà di lasciare Napoli per lidi migliori, per provare un'esperienza diversa e per raggiungere in un altro campionato, quindi non parliamo di Juve, in un altro campionato i traguardi che finora non ha mai raggiunto. Parliamo di Juve. Non parliamo di Juve, però c'è un filmato che abbiamo mandato alle 19 sulla domanda che tu hai fatto ai calciatori, adesso viene il bello, no? Su qual è il calciatore dei sogni? Cioè, quando andiamo a dormire la notte, certo ci sogniamo la nostra fidanzata, la nostra moglie, per carità. Qualcuno sogna l'amante, vabbè, magari è anche l'amante.
Però in linea di massima i tifosi sognano il grande acquisto. Ora il grande acquisto, adesso io non lo so chi è che viene fuori, però il grande acquisto farebbe due cose importanti, Luca, Diego. Scatenerebbe innanzitutto l'entusiasmo, che ce n'è poco. C'è un poco entusiasmo, c'è più andiamo a vedere che succede, che siamo i più forti d'Italia. Ecco. Possiamo dire che porterebbe gioia? Porterebbe gioia, porterebbe denaro, perché faremo dei migliaia di abbonamenti subito. Cioè, ma quelli non godono gli abbonamenti, non godono, la televisione non godono, il marketing non, allora non conta niente più qua. Allora noi, cari amici tifosi, sogniamo, oppure quello pure costa sognare. Si può sognare, ragazzi, si può sognare. Oh. Però se si può sognare, così come hanno sognato quelli della Juventus che hanno preso Pogba e Ave Maria, va bene? Quegli altri hanno preso Lukaku, quegli altri ancora stanno lavorando per pigliarsi Zaniolo. Noi vogliamo sognare. Come? Guardate. Quello che provo io per te, non basterebbe solo una canzone, non mi potrei confondere, ti troverei in un mare di persone. Elmas, Politano, Zielinski, Lorenzo. Su questa panchina c'è però un nome che tu vorresti arrivasse a sedersi qui per rilanciare l'entusiasmo nella piazza napoletana? Sarebbe riduttivo dire Dybala, anche se mi è antipatico, però Deulofeu mi piacerebbe. Chi invece deve assolutamente restare seduto su questa panchina? Koulibaly di sicuro. Uno assolutamente che non se ne deve andare e Mertens. Un giocatore che è importantissimo per la squadra e per lo spogliatoio e per la società e per la nostra città. E che deve arrivare invece? Che deve arrivare, ovvio, facciamo dire. Noi abbiamo un'idea. Chi deve arrivare? Cristiano Ronaldo. Un solo nome. Più di tutti. Intanto la conferma di Mertens, perché tutto quello che sta accadendo attorno a lui è incredibile. Per prima cosa dico quello, poi la conferma di Koulibaly, che adesso c'è il suo contratto che ancora non si rinnova, quindi partirei da loro. Un nuovo arrivo? Un nuovo arrivo con gli impreparato. Partiamo da quello che siamo, confermando gli uomini che abbiamo. E poi vediamo oltre. Io direi Dybala, perché è un attaccante dove fa rianimerà tutta la piazza di Napoli, perché anche oggi io sono tutti gli anni che vengo, ma vedo poco tifosi, c'è molta. Il presidente dovrebbe fare un grande sforzo, ho capito che grazie a lui il Napoli è ritornato ad altri livelli e quant'altro, ma ha bisogno di un grande calciatore, di un grande nome. Il giocatore che sogni venga a Napoli per ridare felicità ed entusiasmo alla piazza. Io spero Dybala, se viene lui speriamo, ma non credo che il nostro presidente spenderà tutti i soldi di ingaggio. Mertens. Chris Mertens è l'unico che l'ho sognato e continuerò a sognarlo. È l'unico che merita la maglia del Napoli. Guarda, sinceramente io non lo so, ma io spero solo un buon giocatore per attacco al posto di Pedagna. Non deve vendere Koulibaly. La squadra come sta, secondo me? Beh, secondo me è già forte il Napoli così. Ha già acquistato dei giocatori come Cavaschella, che è molto forte. Insigne. Usare questo giocatore, no? Però io adesso voglio fare un leggero gioco con i nostri amici da casa. Seguimi, regia. Do il microfono a te. Sì, già l'ho detto. Già l'hai detto, vabbè. Come si chiama questo giocatore? No. Non ha capito. Fado tra. Diamo la pronuncia di questo calciatore col numero 11. Prego. Come si chiama questa qui? Come? Cavaschella. Vediamo la signora. Vediamo. Cavaschella. Come? Cavaschella. Cavaschella, cava di Tirreni. Vai. Varaschelia. Varaschelia, Varese, vicino Varese. Prego. Come si pronuncia? Varaschelia, vicino Marano, vai. Varaschelia. Come? Varaschelia. Varaschelia, è un nome francese, prego.
Varaskeia. Varaskeia, negativo. Avanti. Marrakesh. Marrakesh, vieni qua. La signora ha la nuova idea, vieni qua. La signora pasta e fagiola, sa per cucinare, ma non sa il nome, ragazzi. Vediamo qua come si pronuncia qua, ragazzi. Vediamo un po'. Oh, l'unico con la mascherina, facciamo un applauso. Ragazzi. Prego, sai che c'ha il Covid, eh? No, vabbè, vai. C'è la sedia. Come? C'è la sedia. C'è la sedia, vai. Non mio figlio. No, no, tu. No, no, io no, passo. Vai, vai. Kvika Kvaraskelia. Promosso. Bravo. Promosso. Bravo Franci. Vediamo un po'. Signore. Kvaraskelia. Kvaraskelia, vediamo un po'. Kvaraskelia. Kvaraskelia. Ma tutti. Dai, Kvaraskelia. Sì, prego. Sì, dash, più presto, vai. Dietro quel ragazzo là. Casca. Ragazzi, è un nome difficile, Vaservilia. Kvaraskelia, brava. Che cazzo sei? Vediamo. Kvaraskelia. Sì, proprio lui. Va bene, allora, i ragazzi hanno detto, adesso il nostro Carlo, come si chiama? Tu lo sai? No. Tu nemmeno tu. Dopo la conferenza stampa che probabilmente faranno di più. Speriamo che viene, che è la prima domanda che gli chiedo. Glielo chiediamo. Perché dovete sapere, amici telespettatori, che dopo 5-6 anni io ho capito come si chiama questo paese. Dimaro o Dimaro? Non ho mai capito. Però Diego ce lo dice. Dimaro. Dimaro. Però all'inizio era Dimaro. Però questo calciatore, adesso Carlo vi dice la pronuncia esatta, come... Ma la verità è che ci sono due opinioni. Ci sono le opinioni sul cognome, pensati. Noi di Sport del Sud abbiamo provato tramite colleghi georgiani a trovare la perfetta pronuncia, che dovrebbe essere con la K muta. Con la K muta? Quindi Kvaraskelia. Kvaraskelia. Però se la K non è muta e parla, è Kvaraskelia. È Kvaraskelia. Quindi sarà stesso il ragazzo, secondo me, che poi dovrà dirci questo mistero, no? Dovrà svelarci questo mistero. Magari lo chiediamo a Ugolini, che è in piazza con Sky, sicuramente racconterà la partita, lo intervisterà. Magari la prima domanda che gli faccio: ma tu come ti chiami? Va bene, detto questo, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, poi torniamo, abbiamo ancora qualcosa da vedere. Ci sono le foto di Pietro Musca, il nostro fotografo straordinario di per Centro Napoli. Ci farà vedere queste foto, noi andiamo in pubblicità, poi torniamo. Pino Tormina sta scrivendo per il mattino, ma forse gli hanno fatto fare tutto il mattino, perché ancora deve arrivare. Noi andiamo il mattino proprio. Oppure ci sta facendo fare mattino. Ma andiamo in pubblicità. Speriamo che non la fa fare a noi. Ecco, grazie. Bene, rieccoci nuovamente collegati, un applauso di saluto a Napoli e ai napoletani che ci stanno guardando. E abbiamo naturalmente le ultimissime, seguiamo sempre passo passo, ci sono tante considerazioni da parte dei colleghi giornalisti, riepilogo per quelli che magari non si sono ancora sintonizzati, hanno lavorato, non hanno visto la conferenza stampa. Bene, Giuntoli ha parlato di Koulibaly, offerti 6 milioni e futuro in dirigenza per Koulibaly. E il giocatore ha preso tempo, ma martedì ci sarà l'incontro con De Laurentiis e si capirà sicuramente di più. Poi ancora Mertens ha rifiutato la proposta offerta dal Napoli, mai parlato con Dybala, dice Giuntoli, De Lufeu non c'è stato niente. Qua Giuntoli paga dazio, perché io sono convinto che De Lufeu c'è stato e come. E sia un obiettivo. E sia un obiettivo del Napoli, che diavolo. Bene, altre novità Carlo, c'è un portiere qui preso alla Lazio? Sì, perché Giuntoli ha parlato anche di acquistare un portiere che stava valutando diversi profili. Bene, dalla sua lista oggi esce quello di Maximiano, che è un portiere 23enne portoghese del Granada. La Lazio ha quasi chiuso l'affare, 10 milioni al Granada, che è retrocessa in seconda divisione, non poteva mantenere il giocatore scuola Sporting Lisbona, quindi Sarri al suo portiere, che andrà a sostituire Stracoscia a parametro zero, e anche Reina sarà sostituito con Provedel, perché Reina, lo sai, è andato al Villarreal, si è accasato al Villarreal. Sì, qua c'è un cane alle mie spalle, che insomma, tranquillo. Croll. Abbiamo Croll. Vabbè, muovere pure Gledic, siamo a posto. Benissimo, allora Luca, complessivamente che impressione hai avuto di questa prima giornata? Ma ottima, ieri si respirava un'aria quasi di sfiducia, stamattina
lo diceva già Diego, andando al campo, salendo da giù, abbiamo visto la tribuna piena e già da lì abbiamo capito che in fondo la fede calcistica va oltre anche le perplessità, i dubbi, le incertezze che aleggiano in questo momento su questa squadra. È vero che sono andati via due calibri da 90, Mertens e Insigne, che hanno rappresentato un pezzo importante della storia del Napoli negli ultimi 5-6 anni, ma è pur vero che la squadra, la dirigenza è circondata dall'affetto dei tifosi e questo affetto in qualche modo va incentivato, ripagato, riacceso con un investimento anche simbolico. La proposta a Koulibaly sicuramente è importante, è una proposta di lunga gittata, strategica. Parlare di un contratto così lungo e di un futuro nella dirigenza ovviamente potrebbe essere la chiave di volta per trattenere Koulibaly, è pur vero che dall'entourage del giocatore, il procuratore conosciamo tutti chi è, ed è uno dei kingmaker del mercato globale, spinge per fargli fare un'esperienza nuova, sicuramente all'estero, ma per fargli fare un'esperienza nuova. Allora, intanto non si è fatto mattino, ma ci ha raggiunto dalla sede qui di Di Maro, dove scrive per il mattino Pino Taormina. Buonasera Pino. Fa anche rima. Facciamo un applauso a Pino Taormina. Mattina Taormina. Perché quante persone? Lo leggiamo perché quando leggete i pezzi Pino Taormina il mattino è lui. Meglio che. Allora, quante persone sono arrivate a Di Maro? Ieri ti lamentavi che ce ne fossero poche, invece ti avevo detto che bisognava aspettare oggi. Allora, le ultimissime, allora, impressioni subito sulla conferenza, se dobbiamo recuperare perché. Bisogna recuperare velocemente. Oggi c'è stato uno straordinario protagonista di questa conferenza, che secondo me è stato Cristiano Giuntoli. Ha spiegato le cose che bisognava dire, ha svelato ufficialmente quelle che sono le mosse del mercato del Napoli. Tante cose le avevamo già intuito nel corso delle ultime giornate. La proposta particolarmente al di sopra di quelle che erano le linee strategiche di bilancio del Napoli a Koulibaly. Sappiamo che Koulibaly legittimamente sta aspettando, perché è chiaro che nei confronti degli idoli bisogna avere un occhio di riguardo. Magari il Napoli è stato non completamente disponibile nei confronti di Mertens e nei confronti di Insigne, ma questa offerta così importante è arrivata per Koulibaly. Era dai tempi di Hamsik che non ricordo si parlasse della proposta di fare anche il dirigente. Quindi vuol dire che De Laurentiis sulla disponibilità ha dato. Dall'altra parte c'è un giocatore, e bisogna prendere atto anche di un altro aspetto: la Serie A non è più il centro del mondo, non è il campionato più bello del mondo degli anni Ottanta. Ci potrebbe essere anche la voglia di Koulibaly di mettersi in discussione in un campionato più importante, come la Premier, come la Liga. A 31 anni, è campione d'Africa, farà i mondiali. E è chiaro che ci possono essere anche queste ragioni, che non vuol dire che se Koulibaly non dovesse raggiungere l'accordo per il rinnovo, che Koulibaly andrà via. Koulibaly secondo me resta il prossimo anno e va in scadenza con il Napoli. Pio, domande flash per risposte flash, così facciamo contenti anche gli amici da casa. Dove ha detto una bugia secondo te Giuntoli, e dove ha detto una verità? Secondo me la bugia l'ha detta quando ha raccontato che con Deulofeu ha soltanto fatto una telefonata. Secondo me c'è molto di più, e secondo me un'altra piccola bugia, ma ci sta, un altro problema, se mi consenti, più che la parola bugia, l'ha detto quando ha parlato di Sirigu. Secondo me lui, il portiere che ormai il Napoli ha scelto come, parliamo, alter ego di Meret in porta, sì. Perché ha spiegato bene questo punto Spalletti: Meret non può pretendere il posto di titolare, ci vogliono due portieri forti, e secondo me Sirigu risponde a quelle esigenze. 35 anni, esperienza di Champions, ha fatto la Champions col Paris Saint Germain, quindi qualcosina pure può aver imparato, e quindi io credo che il cerchio si possa chiudere su quello. Per quanto riguarda tutte le altre voci di mercato, è chiaro che se il Napoli non cede, il Napoli non compra, lo spiegavamo ieri proprio qui con te, te lo raccontavo, ed è stato ribadito, il Napoli non vuole cedere più nessuno. Poi è chiaro, arrivano i soldi come per Fabian, ecco lì che il Napoli apre al mercato e lì si aprono le possibilità. Senti, hai ricevuto una telefonata, ho visto, mi è sembrato De Laurentiis, no? Sicuro?
Ma De Laurentiis, lo chiami sempre. Anche se De Laurentiis è tornato in Italia e credo che lunedì sarà qui per la gioia dei tifosi. Non lo so se sono tifosi. Non lo so se sono contenti i tifosi. Sì, magari però sono contenti perché si rimane a fare con i Bali, si incontreranno e finalmente verrà fuori qualcosa, forse, no? Koulibaly resta a Napoli il prossimo anno. Resta a Napoli, dice Pino Taormina nel mattino. Se rinnova c'è tempo, può rinnovare anche a settembre, ottobre. Vabbè. Allora, però ancora una domanda. Su Spalletti invece dove ha detto bugie, dove ha detto secondo te? Spalletti ha chiarito un punto dove mi è particolarmente piaciuto. Ha ricordato cosa abbiamo vissuto l'anno scorso anche qui. Abbiamo ripassato un'estate a ricordare, a macellarci l'anima, ricordando l'occasione sprecata contro il Verona, quel pareggio incredibile, che però non è stato visto semplicemente come un pareggio, ma ha portato dietro di sé fantasmi, negatività, e tutta l'estate è stata caratterizzata da quel Napoli-Verona. Oggi il Napoli si porta indietro un'altra negatività, lo scudetto perduto, la sconfitta con l'Empoli, tutte le sconfitte interne. Ha detto basta, concentriamoci su quello che succederà, credo di avere una buona squadra. Chiaro che se non vanno via Koulibaly, se non va via Fabian, se arriva un secondo buon portiere, è una squadra che magari il gap con l'Inter e il Milan non lo ha recuperato, ma che può ancora giocare per uno di quei posti importanti e può comunque essere competitiva. Chiaro che i tifosi e noi tutti sogniamo lo scudetto, e tra il dire e il fare c'è però di mezzo un bel po' di mare. Senti, su Dybala lui ha detto non si parla proprio la verità, l'ha tagliata, l'ha uccisa, secondo me ha detto completamente la verità, a proposito di bluff e verità, e vuole far crescere l'attesa per dare il colpo di teatro, com'è bello il colpo di teatro. Sì, il Napoli non ci ha mai abituato a colpi di teatro di questo genere. Io direi che con Dybala non ci ha mai parlato, mai. Ma forse col procuratore. Però con Antun una telefonata se l'è fatta. Col procuratore. Ma non perché ha tratto Dybala, giusto una chiacchierata. Posso dirti che secondo me Antun è il vero dramma di quel povero Dybala. È vero. Secondo me, dopo che ha cambiato procuratore, ne aveva uno bravissimo. Che chiaramente ha avuto una serie di grane legate ai diritti d'immagine, sono stati dei contenziosi legali, per questo lui ha interrotto i rapporti col suo storico procuratore. Se volete la mia, questo gli sta facendo più danni che tanti. Allora, adesso e tanti anche di altri. Per la gioia di tutti, là c'è una riunione di condominio. A posto, ascensore, avete pagato? A posto, le luci, il portiere, avete soldi, tutto a posto. C'è una riunione di condominio. Guardiamoci le foto di questi calciatori da vicino, perché poi da lontano non capiamo. Invece Pietro Mosca. Hai detto che Olivera non si è fatto nulla. Olivera, l'hanno visto tutti col ghiaccio. Non si è fatto niente. Olivera, tranquilli. Siamo un poco sfortunati, sappiamo, sempre. Infortuni, così. No, ma leggeri. Un colpo. Sentiva caldo e si è messo il ghiaccio sul ginocchio. Sta ancora recuperando una botta nella. È la distorsione al ginocchio. Ecco, c'è la distorsione. Che tra. Lì c'è il maestro Diego De Carli, che saluto, ti chiedo scusa se non l'ho fatto prima. La distorsione al ginocchio, che nella fase di riabilitazione ha bisogno. Che al termine di un lavoro si ponga il gioco. Quindi tutti siamo andati in fibrillazione, abbiamo detto si è rifatto male. Quello è un ruolo un poco sfortunato, quella esterno di sinistra, è un poco sfortunato, come dice il Barba Gianni. Allora, ho preso un bel numero poi. Ho preso un bel numero, 17. Vedi? Dai. Lucio Pierri, quando vieni qua? Il numero 17 ieri, è stato preso, caro Lucio. Che era venerdì. Viene lunedì, Lucio. Vabbè, allora vediamoci le foto di Pietro Mosca nel servizio montato da Luca D'Andrea, grazie a Francesco Cardamone che ha realizzato tutto i servizi esterni, grazie a Pasquale Centani che qui governa la piazza Madonna della Pace e grazie a Federico Scatozza e Peppe Trapolino che sono le colonne della televisione. Andiamo a vedere Pietro Mosca. Siamo in chiusura, dobbiamo avviarci alla conclusione. La conclusione è, Pino, che domani è il secondo giorno di allenamento e domenica ci sarà, io penso, il tutto esaurito per seguire il Napoli. Vi avverto che ci sono un po' di tifosi che arriveranno con delle magliette domani, ci saranno un po' di striscioni, ve lo anticipo, per spingere De Laurentiis a creare sempre una grande squadra. Ma insomma,
No, insomma sono già interessanti gli allenamenti del Napoli, se i tifosi hanno già potuto vedere come certe cose già incominciano a vedersi, ovvero tanto possesso del portiere, già un po' di pressing, già il Napoli parte forte, perché lo scorso anno proprio qui durante la preparazione qui e poi a Castel di Sangro sono gettate le basi per quella partenza, 8 vittorie e un pareggio pronti via, che poi hanno segnato in maniera positiva la stagione del Napoli. Questo può essere anche la stagione in cui, se parti forte giocando in 3 mesi di 15 partite, l'obiettivo importante, puoi anche inseguirlo subito, poi dopo c'è la sosta, nasce un altro campionato, insomma questa è una fase importante della stagione, e Spalletti già in questi primi 2 allenamenti non sta perdendo tempo. Stamattina è stato a lungo a parlare con Fabian, sono già dei segnali di pronti via, qua non c'è tempo da perdere, non dobbiamo perdere tempo. Spalletti è già sul pezzo, è già Spalletti nel suo pieno vigore, nella sua massima espressione. Condividi, Diego? Sì. Io devo dire che il Napoli ha un grande jolly, che ogni tanto viene citato, ma forse merita anche un po' più di attenzione. Sinatti. È un grandissimo preparatore. Noi abbiamo visto qua negli ultimi anni alcune cose che lui ad esempio ha rubato dal mondo dello sci, ha introdotto alcuni allenamenti particolari, ad esempio i colpi di testa però sbilanciati, perché tutti si allenano con i colpi di testa puri, ma quando giochi sei sbilanciato e la palla la devi colpire ugualmente, che poi ho visto altre squadre hanno copiato. Vi ricordate i mezzi palloni tagliati, dove dovevano stare in equilibrio i giocatori, fare delle cose? Poi l'abbiamo visto anche in altre squadre. Sì. E questo sicuramente ti aiuta, sì, perché come ha detto Pino, questo è un campionato stranissimo, in realtà hai 2 campionati, uno sprint e uno poi tra virgolette più lungo, certo, con una pausa in mezzo, quindi devi riuscire a dare il massimo nella prima parte e mettere fine in cascina, assorbire il mese di pausa perché tante squadre perdono i giocatori che giocano in nazionale, e poi ripartire alla grande subito dopo Natale. Ma poi posso dirti una cosa? Con sempre l'incognita del marzo, che quando comincia a far caldo le situazioni cambiano, si modificano ulteriormente. Penso che questa sarà l'annata in cui poi sarà molto condizionata dai club che manderanno più giocatori in questo mondiale. Perché poi finisci il campionato, mandi i tuoi giocatori a fare almeno 14 giorni prima, li fai aggregare alle nazionali, altro lavoro con le nazionali e le partite. Arrivi a gennaio che le squadre che hanno i giocatori più importanti... E il Napoli è uno di questi. Il Napoli è una delle squadre che ha giocatori mondiali e può pagare un prezzo. Non attivo, ma pagato. Allora, siamo in conclusione. Come avevo promesso, vorrei che tutti i bambini venissero qui. Ecco qua. Forza, tutti i bambini di questa piazza accanto a noi, per chiudere alla grande. Poi domani daremo il microfono agli amici che sono qui per far salutare. Ecco, vedete qua, tutti quanti qua, vedete qua. Davanti, ecco, la telecamera, sono lì, eccoli qua. I nostri, vieni qua. Oggi ne sono solo 2, 4, 5, 6, 7 bambini. E gli altri dove stanno dormendo? Poi ci sono i bambinoni, vieni qua, vieni anche tu, vieni. Ah, questo è il bambino, ecco qua l'altra bambina, eccoli qua, vieni avanti qua. Li inquadriamo tutti quanti, ragazzi, perché questi sono il futuro del Napoli, il tifo. Tu chi sei, scusa? Il bambino. No, tu sei non bambino, vatti a sedere che sei bambino. Allora, questi sono i bambini, sono i futuri tifosi, i futuri clienti di De Laurentiis, ecco. Proprio per questo cerchiamo di aiutare un po' i ridotti, i biglietti ridotti, cerchiamo di metterli un'altra volta perché è importante anche per loro. Siamo in chiusura, io ringrazio tutta la squadra tecnica, ringrazio tutti quelli che hanno lavorato affinché questa produzione si potesse svolgere, oggi perfettamente allineati e coperti come sempre facciamo. Grazie al nostro capo della comunicazione, che senza di lui non avremmo informazioni complete. Anche io video. Vorrei ringraziare voi invece e te, caro Angelo, perché noi ti siamo debitori. Siamo debitori a te come agli altri colleghi giornalisti, giusto, che sono a Di Maro, perché grazie al vostro lavoro Di Maro in questi anni è stata conosciuta in Italia, qualche anno fa forse non era conosciuta benissimo neanche in Trentino, e oggi è diventato un nome che almeno metà degli italiani, sì, conosce. Ah, Di Maro, dove vai, in Napoli? Di Maro, come dicono a Napoli, o Di Maro come Di Maro, si dice a Trento. Ormai abbiamo il doppio nome, doppio passaporto. Esattamente, bravo. E quindi grazie di cuore. Grazie a te, alla tua presenza, al tuo lavoro prezioso per noi. Grazie a Luca Mascolo. Grazie Luca. Grazie a voi per questa splendida giornata di inaugurale del ritiro del Napoli qui a Di Maro.
vieni qua. Devo dire che ho avuto una grande impressione sia dell'organizzazione, faccio i complimenti a Diego, all'amministrazione comunale, sia del paese in sé. Ho fatto un po' un giro oggi con qualche amico e devo dire che sono stato impressionato molto ma molto favorevolmente. Puoi dirlo con chi sei stato in giro? Ti abbiamo visto con l'ex sindaco Romedio Menghini. Romedio che era in mezzo a noi. Ringrazio. Che stava qua, prima stava qua. Se ringrazio per avermi accompagnato, Romedio è stato un grande padrone. Beh, Diego Romedio è uno dei padri fondatori del ritiro del Napoli qui in Val di Sole. È storica la lettera che scrisse ai censiti di Di Maro. Non abbiate paura di quello che stiamo per fare. Nel lontano 2011 ci ha visto lungo. Complimenti a Romedio, mi ha portato in giro ed è stato eccolo là, Romedio. Un eccezionale padrone di casa. Romedio, scendi veloce da noi. Vieni a salutarci un attimo. Eccolo qua. Allora ringrazio intanto Carlo Iacono per il lavoro che sta svolgendo. Un applauso a Carlo. Eccolo qua. Grazie Carlo. Grazie. E un applauso anche all'ex sindaco Villami. Eccolo qua. Ve lo ricordate sicuramente, Romedio Menghini, che è stato sindaco 10 anni in questo paese, i primi anni. Romedio, vieni qua. Vieni vicino a Pino, vieni vicino a Pino, che so che sei molto amico. Vuoi fare un saluto ai tifosi del Napoli? Vieni qua. Tutte le volte che venite in Val di Sole per noi è un evento importante, è un evento che non ha uguali, insomma, no? Noi siamo partiti diversi anni fa e è stata un'ascesa continua della vostra presenza, avete creato un indotto molto importante e ci avete fatto conoscere anche Napoli. Voi ci avete accolto benissimo, veramente ci sentiamo a casa nostra qua. Beh, di questo, ecco, di questo per noi è un vanto, insomma, no? Racconto un aneddoto ai tifosi. C'erano Pinzolo e Di Maro che si contendevano la Juventus e il Napoli. Il signore qui dovette scegliere, scelse per primo, e chi ha scelto il Napoli. È vero. E non ha sbagliato. E la Juve è andata a Pinzolo poi. Grazie a Pino Tarmina per essere stato con noi. Ci vediamo domani sera. Ancora un applauso per lui. Ma un grande saluto a tutti voi. Salutate Napoli, domani ci vediamo al solito posto. Fra poco Delia Pacello con tutto il suo flippo, non la vedo, ma c'è Delia Pacello che seguirà il nostro programma alle 22:45. Da Angelo Pompameo, da Di Maro, arrivederci e forza Napoli. Arrivederci. Ciao. A tutti.